E quindi la deriva di giunta, cioè le normali assegnazioni di manutenzione aree verdi. Ah, e in questo senso è stata affrontata in commissione. Dopodiché, per rispondere al quesito posto da me, al dubbio, alla perplessità del consigliere Vergi, i presidenti scrivono la relazione, il deliberato che figura nella pagina successiva è ad opera degli uffici, quindi non è che io mi sto inventando, anche perché nell'emendamento che propongo riprendo completamente il testo della relazione che invece ho fatto io personalmente, quindi l'errore non è mio personalmente, cioè non sto emendando una cosa scritta da me, ma sto sottolineando che il deliberato così come presentato crea ambiguità perché fa riferimento a una convenzione di concessione dell'impianto sportivo, cosa che non è nell'essere della questione. Per errore è stata stralciata male la frase. Spero di essere stato chiaro. Consigliere Belli? Sì, grazie. Per una precisazione, non per essere pignolo, ma se gli uffici sbagliano e nell'oggetto della relazione c'è scritto parere relativo ad una convenzione per la concessione dell'impianto sportivo, è la stessa che viene riportato dopo, per cui forse anche l'oggetto è da emendare. Questa l'avete scritta voi, non l'ho scritta io. Per cui non è che non diamo la colpa agli uffici sempre, che è comodo. Il titolo sarà il titolo della pratica che è arrivata. Almeno una verifica fatta. Emendate questo. Stiamo attendendo un attimo l'emendamento anche riguardante il titolo e poi procediamo a mettere in votazione. Sospende per 5 minuti. Grazie Presidente. Do lettura degli emendamenti. Quindi, l'emendamento, per cortesia, si chiede di sostituire il testo deliberato con quanto segue e esprimere parere favorevole in merito all'assegnazione dello spazio verde che costeggia la via Emilio De Marchi e che delimita il centro sportivo comunale di Mauro di via Ussi 18 al GS Villa, affinché si possa provvedere a una più proficua e corretta manutenzione dell'area stessa, così come riportato nella relazione parte integrante della presente deliberazione. Analogamente si chiede la correzione dell'oggetto con il seguente parere relativo all'assegnazione
demarcazione di un'area verde che costeggia via De Marchi e delimita il centro sportivo Gis Mauri, quindi è Gis Mauri, poi Gis Mauri. Mauri. Talebano. No, 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 ma è l'emendamento, non è mica una mozione. Siamo in fase di votazione dell'emendamento presentato da Roma. Presidente, vota relativamente a Rigo. Rigo, chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione la delibera emendata. Chiudiamo la votazione, presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, parere relativo al progetto per opere di urbanizzazione relativa alle vie Pirelli di Cordonia e Cornaglia, realizzazione di servizio pubblico in via Cornaglia. La parola al vicepresidente della commissione territorio Leonardo Triglio. Ci chiudiamo dalla sorpresa. Tanto non ci riesce, dai. Ma dalla per lei. Dalla per lei. Dalla per lei. Per lei. Dalla 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 chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 30, contrari 1, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto successivo, proposta di delibera sul potenziamento del decentramento. Do la parola al presidente della commissione decentramento Roberto Medolago. Vorrei capire una cosa. Allora, volevo chiedere se avete avuto modo di leggere questa relazione, oppure io non ho problemi a leggerla. Abbiamo letto. Abbiamo letto. Ripresto? No, c'è un problema. Allora, onorevole Consiglio, la Commissione di Decentramento, riunitasi in data 6 novembre 2013, ha approvato a maggioranza, dopo l'esaustiva discussione, la proposta di delibera sottoriportata sul potenziamento del decentramento. Premesso che le attuali normative nazionali, intervenendo sulla struttura dei bilanci dei comuni, determinano per gli stessi una rilevante carenza di risorse, cui consegue grave difficoltà per una coerente gestione, sia qualitativa che quantitativa, dei servizi generali. Si rende necessaria la richiesta al Governo e al Parlamento di permettere ai comuni non solo di forzare i patti di stabilità, ma pure di poter chiudere i bilanci in pareggio al netto degli interessi passivi. Sottolineato che il mantenimento dei comuni è una condizione di mancanza di risorse, non deve rendere difficoltosa qualsiasi auspicata trasformazione istituzionale, rilevato che in data 19 luglio 2013 i sindaci dell'area metropolitana si sono incontrati per avviare il processo di costituzione della città metropolitana di Milano, la città metropolitana può essere l'occasione per
una grande opera di razionalizzazione dell'intervento del servizio pubblico sull'intera società, il presupposto essenziale di tale razionalizzazione è una semplificazione dei processi decisionali pubblici, politici e amministrativi. Semplificazione va in coppia con un'autonomia decisionale rispetto a funzioni ben delineate ed esclusive assegnate a ogni livello istituzionale. Questa semplificazione dei poteri decisionali deve avvenire completamente verso la regione, con la definizione delle funzioni proprie della città metropolitana e verso i municipi, da istituire con funzioni proprie a partire dalla regione. La città metropolitana deve esercitare il potere sovracomunale sulle questioni strategiche, ma soprattutto organizzare servizi tecnici di insieme, valorizzando il nuovo assetto istituzionale comune e municipio. Considerato che è auspicabile un forte trasferimento di poteri dalla regione verso la città metropolitana e dei comuni, per la città metropolitana di Milano è essenziale che tale nuovo ente dimostri di mantenere in sé unicamente le funzioni strategiche di coordinamento e consegue che il trasferimento da parte del comune di Milano di tutte quelle funzioni tipiche di un comune alle attuali istituzioni decentrate diventa una priorità attuativa senza la quale sarà difficile superare le resistenze d'assorbimento degli altri comuni della città metropolitana. L'avvio di un effettivo passaggio di potere gestito in autonomia al decentramento rafforzato, come previsto dall'articolo 17,5 del TUEL, in via di trasformazione principale è la precondizione per concretizzare i successivi passaggi della vera e propria città metropolitana. Il Consiglio di Zona 9 chiede al Sindaco di Milano, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale l'integrale attuazione in 2013 della delibera 2406 del 20/11/2012, il numero 2452 del 23/11/2012, relativa anche all'iniziale trasferimento delle competenze in ordine alla rete urbana, al verde e alla manutenzione delle strade. Per tali competenze le delibere vanno modificate con l'espressa previsione che il personale trasferito farà capo al direttore di zona, oltre che per la dipendenza gerarchica anche per quella funzionale. La trasformazione nel 2014 delle zone di centramento in veri e propri comuni chiusi, come si è attuato da 13 anni a Roma. Che i capitani costituiti abbiano un loro bilancio proporzionato ai trasferimenti relativi alle funzioni decisionali. Che si è avviato da subito un percorso per le opportune modifiche del titolo settimo della Costituzione Comune di Milano relativamente al decentramento, per il rafforzamento dello stesso come previsto dall'articolo 17,5 attraverso l'istituzione dei municipi con le stesse competenze e conseguenti risorse previste dalla normativa relativa ai municipi di Roma, in particolare prevedendo 1. Di dotare i municipi di risorse e autonomia amministrativa finanziaria e gestionale, di attribuire ai municipi le funzioni relative ai servizi di prossimità, demografici, servizi sociali di assistenza, servizi scolastici e educativi, attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi, alle gestioni patrimoniali e demaniali degli immobili di interesse municipale, compresa la manutenzione scolastica e del verde, l'interesse locale, artigianato e commercio, esclusa grande distribuzione, funzioni di pulizia urbana. L'organizzazione attraverso organi, presidente di tutto il consiglio, con attribuzione su modello del comune. 4. Elezione diretta del presidente di modello elettivo di tipologia comunale, con riduzione del numero dei consiglieri. Questa delibera, come detto in occasione della commissione, ha l'intendimento di vedere di sollecitare quello che da ormai molti anni stiamo richiedendo, indipendentemente dal fatto che ci sia una giunta di un certo colore. Questa richiesta
era stata fatta, se non mi ricordo male, anche in passato, quando non c'era un'omogeneità di maggioranza nella zona di Milano. Noi capiamo che questa delibera può essere migliorabile, però si ritiene che sia un inizio positivo per poter arrivare a quello che è stato scritto. E qui spesso noi chiediamo di commentarla con voi, perché quello che vorremmo è avere la più ampia approvazione da parte di questo Consiglio per poter poi raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Grazie. Capogruppo Ferrellone. Sì, grazie Presidente. Ma penso che questo sia uno degli argomenti, diciamo, principe del Consiglio di zona, perché è una delle iniziative che, sebbene hanno preso i presidenti di zona senza coinvolgere un po' tutti i consiglieri, è una delle iniziative più importanti per ridare un attimo slancio e vita al decentramento, che possiamo dire nelle nostre giunte di centrodestra e anche nella giunta di centrosinistra non ha raggiunto i risultati che noi consiglieri di zona ci aspettiamo e soprattutto i cittadini si aspettano. Avremmo delle osservazioni a questa delibera, avremmo delle, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi, delle necessità di modifiche, però chiedo dei 5 minuti di sospensione per poter parlare con il mio gruppo e decidere come continuare i lavori dell'aula. Consigliere Tagliabue, prima della sospensione che si concede o dopo? Sospendiamo per 5 minuti. E inoltre 5 minuti di sospensione
cambia la parola. Ho capito, ma se io ti dico che voglio fare degli emendamenti, tu mi dici non la posso, non la puoi toccare per niente. Adesso ne accetti lì. Sì, vabbè. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di altri che vanno a venire, cioè, che senso ha per larghe intese, sono le larghe intese, cioè, ti sembra logico, in questa situazione ti sembra logico? Le larghe intese, ti sembra un rispetto nei confronti degli altri, ti sembra? Cerchiamo di muoverci, hai ragione, ma c'è ragione, sinceramente, francamente non è accettabile, è una cosa fuori dal mondo, sì, non te la faccio toccare, sì, poi, ma dipende, la mia intenzione era quella, ok, cioè, lo facciamo, no, e l'ho capito, cioè. Ma se manca lui, lui non è che mi suicido per principio, dopodiché, visto che adesso è così, infatti chi vuole fare il mio di faccia, faccia la cosa più condivisa e l'altra possibile. Cosa vuoi che scegli tu il piano? Scegliamo tu il piano. E ho capito, cazzo. Cazzo, io. Guarda che il consiglio è sospeso, sono sospeso e riprendo. Sì. Chiamato anche le sforze del voto. Le sforze del voto. No, Stefano, mi fa proprio vedere. La polizia locale non si può fare. Ma non si può fare. Chiamate che funziona su questa volta. Adesso sinceramente non so, votare gli emendamenti di questo quattro lì e dovermi mantenere i miei, posso dire, magari. E quindi sono incazzato, questo sono. Sono incazzato puttana era, perché così non si può andare avanti, tu devi dire perché cazzo non è proprio. Trova, non si viene incazzato, trova una soluzione anche tu. Certo, se non ti fate incazzare me, io sono sempre tanto tranquillo. Votiamo contro. Votiamo contro. Proprio. Che si sta. Io qua la registrazione la fermo.